per la sottoscrizione delle risorse nazionali riguardo lo sviluppo e la coesione sociale in Molise, mercoledì 13 marzo giungerà la Premier Giorgia Meloni. Il Comune di Pietrabondante e la Prefettura di Isernia hanno firmato questa mattina un'intesa per accogliere in paese due nuclei familiari di migranti. Sul cantiere bloccato da mesi al viadotto Molise 1 sulla Bifernina interviene in Parlamento il Movimento 5 Stelle. Notevoli rallentamenti nel tratto della superstrada. A Termoli proseguono le iniziative rivolte agli studenti per il progetto Martina dei Lions Club. Al liceo artistico Iacovitti l'incontro sul tema della salute. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le informazioni di TLT. Prossima in Molise la firma per il sostegno alle imprese e lo sviluppo del territorio regionale. Mercoledì 13 marzo l'arrivo del primo ministro Giorgia Meloni. Per la firma del contratto per l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione, la Premier nazionale Giorgia Meloni sarà in Molise mercoledì 13 marzo. Sarà accompagnata dal Ministro per la programmazione del Sud, Raffaele Fitto. In ballo ci sono circa 440 milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche e aiuti alle imprese, ossigeno per molte aziende produttive in seria difficoltà. La prima tappa della Meloni dovrebbe essere ad Agnone, con visita alla fonderia Pontificia Marinelli, poi l'arrivo a Campobasso e la sottoscrizione del patto nazionale con il governatore Francesco Roberti e l'assessore Michele Iorio. Gli ambiti delle politiche di coesione sulle quali si investirà in Molise sono molti. Si va dalla ricerca e innovazione, reti e servizi digitali, competitività delle imprese, energia, ambiente, cultura e turismo, per passare ai trasporti, inclusione sociale e salute, occupazione, istruzione e capacità amministrativa. Nelle prossime ore la definizione del programma ufficiale. Protesta degli agricoltori, lunedì 26 febbraio, nuovo presidio davanti alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles in occasione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura sul tema della PAC. Alla manifestazione parteciperà una rappresentanza della sezione regionale della Coldiretti per opporsi alle politiche europee dannose per il Made in Italy. Aumentano nel Molise le persone accolte dalle istituzioni nell'ambito della gestione dei cittadini stranieri che hanno richiesto la protezione internazionale. Il caso dei sei ospiti nelle due abitazioni ristrutturate nel comune di Pietrabondante. Sono due nuclei familiari, composti da quattro persone adulte e due bambini. Sono i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che saranno ospitati nelle due abitazioni del comune di Pietrabondante, ristrutturate da poco. Questa mattina è stato perfezionato l'accordo di accoglienza con il documento specifico firmato dal prefetto di Isernia, la dottoressa Franca Tancredi, e il sindaco del comune Alto Molisano, Antonio Di Pasquo. Si replica dunque l'intervento già attivato nel comune di Vasto Girardi, dove sono state tre le case ristrutturate messe a disposizione di altrettanti nuclei familiari con minori. Nasce da intanto la grande disponibilità dei due sindaci di Pietrabondante e di Vasto Girardi che avvalendosi delle risorse messe a disposizione con legalità hanno ristrutturato degli immobili comunali. Immobili comunali che nelle more di un ampliamento dei posti SAI potranno essere utilizzati per ospitare i richiedenti protezione internazionale. Vengono destinati alla provincia di Isernia, vengono gestiti dalla prefettura di Isernia e quindi loro ci supportano grandemente, due sindaci, nella sistemazione, nella ospitalità che viene riservata ai migranti. Verrà stipulato un protocollo d'intesa per cui saranno i comuni, nella fattispecie il comune di Pietrabondante, che avvierà questo percorso
corso farà un bando per individuare, applicando il capitolato che applichiamo noi prefettura, ed è quello che è bollinato dal Ministero dell'Interno, per individuare la cooperativa, l'associazione, poi dovrà gestire il servizio di accoglienza in favore dei migranti. È un momento istituzionale importante per la nostra comunità, anche per dare la giusta visione delle nostre piccole comunità su quello che è l'accoglienza. Perché oltre accoglienza vogliamo fare soprattutto integrazione, quindi il protocollo che ci accingiamo a firmare ci permette di incamminarci in un percorso sicuramente virtuoso per avere delle famiglie qua più abbondanti, ci auspichiamo con dei bambini, in modo che ospitalità sia veramente integrazione anche e soprattutto nelle nostre piccole comunità. Sono sicuro che la mia comunità, essendo una grande comunità, saprà dare anche in questa circostanza la giusta visione su quella che deve essere accoglienza, ripeto, ed integrazione. Domani a partire dalle 9 alcune zone della città di Isernia saranno interessate da un'interruzione del flusso idrico per lavori di manutenzione. Gli interventi riguarderanno la rete di via San Leucio, comprese le strade circostanti quali via Toscana, via Piersanti Mattarella, via Santa Maria e le relative traverse minori. Cronaca, ancora un incidente sulla statale 17 all'altezza di San Paolo Matese. Portati in ospedale i due conducenti. Intanto arrivano i messaggi di cordoglio per la studentessa rimasta vittima dell'incidente mortale lungo la stessa strada a Volturino. Questa mattina ancora un incidente stradale sulla statale 17, questa volta all'altezza di San Paolo Matese, tra una Fiat Panda ed un furgone. Dopo l'accaduto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Campobasso per estrarre il conducente del furgone che era rimasto incastrato tra le lamiere. Entrambi i conducenti sono stati poi trasportati all'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano. Sempre la statale 17 in questi giorni è stata lo scenario di un altro grave incidente. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza di Volturino, in provincia di Foggia. Nel violento impatto ha perso la vita la ventenne Maria Letizia Micco, che viaggiava diretta verso Campobasso a bordo di una Citroen. La studentessa, originaria di Benevento, frequentava il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria all'Ateneo Molisano. Proprio dall'Università del Molise arriva il messaggio di cordoglio per la scomparsa della giovane studentessa. Ad Isernia la polizia è intervenuta per un caso di violenza domestica ad opera di un 32enne nei confronti dei genitori. Per il ragazzo scarcerato da pochi giorni era stata applicata la misura del braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla casa dei familiari. Il giovane ha però tentato di violare la misura cautelare ed è stato nuovamente arrestato. In Molise l'opposizione del Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del Governo nazionale sul problema della viabilità. Al centro delle interrogazioni che presenterà il deputato pentastellato Roberto Traversi in Parlamento, la questione del cantiere fermo lungo la Bifernina. È attesa per le prossime ore un'interrogazione in Parlamento da parte del deputato pentastellato Roberto Traversi, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in merito alla situazione dei lavori lungo la fondovalle del Biferno, meglio nota come Bifernina. La richiesta arriva dai colleghi molisani del Movimento 5 Stelle all'opposizione nel governo regionale. Sulla questione il consigliere Angelo Primiani commenta che da anni la fondovalle è oggetto di lavori interminabili. Emblematico, aggiunge, quanto accade per il terzo lotto del viadotto Molise 1, all'altezza di Guardialfiera, dove il cantiere è fermo da un anno e mezzo e i lavoratori sono in stato di agitazione a causa del mancato pagamento degli stipendi. Gli interventi lungo la strada statale 647 comprendono lavori di manutenzione, ma anche la realizzazione di una variante per smaltire il traffico sul percorso principale. Nel frattempo i materiali per l'edilizia depositati lungo il cantiere fermo da un anno e mezzo si stanno deteriorando. In attesa dell'interrogazione dell'onorevole Traversi nella prossima seduta parlamentare, il consigliere Angelo Primiani ha presentato il problema all'attenzione del prefetto di Campobasso Michela Lattaruno. L'obiettivo è quello di ripristinare il prima possibile la normale viabilità lungo il tratto stradale.
Domani alle 15 alla sede della Cassa Edile a Campobasso il convegno sulla legge in discussione alla Camera dei Deputati e relativa all'autonomia differenziata, organizzato dalla CGIL che vede la presenza del professor Gianfranco Viesti, docente dell'Università di Bari, che torna in Molise per spiegare gli effetti della legge sul sistema del Paese e sul contrasto con i principi della Costituzione. La tragedia di Firenze, che ha prodotto ulteriori morti sul lavoro, riporta ad una riflessione generale su come viene trattata in Italia e nel Molise la sicurezza nei luoghi della produzione, soprattutto nell'industria, edilizia e agricoltura. In occasione del presidio davanti la sede della Prefettura di Campobasso, organizzato dalla CGIL e dalla UIL, che hanno previsto manifestazioni in tutta Italia, in seguito all'ennesima tragedia sul lavoro, quella di Firenze, in cui hanno perso la vita altre persone intente a fare il loro lavoro, abbiamo ascoltato la segretaria generale della UIL Molise, Tecla Boccardo. È una tragedia, oltre 1000 morti in un anno, è veramente una tragedia ed è una vergogna per un paese civile, per un paese che deve invece applicare le regole. Bisogna valorizzare il lavoro, dare valore alla vita e non al profitto. Bisogna eliminare quello che è il subappalto, gli appalti a cascata, il massimo ribasso. Bisogna portare quelle che sono le regole del pubblico, dove è escluso il massimo ribasso, anche nel privato. Bisogna applicare le regole anche perché per una questione anche di concorrenza tra imprese, perché non sono né le imprese né i lavoratori che hanno deciso fare questa norma sul subappalto. E bisogna anche per evitare quello che è la concorrenza sleale, perché è troppo facile fare impresa tagliando sul lavoro e tagliando sulla sicurezza. Bisogna applicare quelli che sono i contratti e non i contratti pirata, che molto spesso vengono applicati, ma bisogna anche farli i contratti, perché molto spesso c'è anche lavoro nero. Basta semplicemente pensare che tra i 5 morti di Firenze uno era un extracomunitario senza permesso di soggiorno, e questo fa capire in che giungla si opera rispetto a lavori e quindi anche cantieri molto grandi, molto importanti, ma dove dentro c'è una giungla con il subappalto di tante imprese e di un lavoro che non viene più controllato e che va fuori controllo. Bisogna aumentare gli ispettori, aumentare i rappresentanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta però da coloro che appartengono a sigle sindacali che siano realmente rappresentative e non da coloro che invece sono sindacato di comodo, che fanno solo sì con la testa anche prima di sapere e conoscere qual è la proposta della controparte. Oggi alle 18 alla Casa del Popolo di Campobasso gli avvocati Caterina Caccia, Vincenzo Boncristiano e il giornalista Giuseppe Pittà dialogano sul tema criminalizzare la marginalità, la produzione istituzionale delle classi pericolose, uno degli argomenti tra i più attuali che vedono il governo centrale intervenire pesantemente sul sistema penale del Paese. Ospiti della trasmissione Focus in onda questa sera alle 21 i consiglieri comunali di Campobasso Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno. Parleranno delle alleanze e dell'eventuale coalizione del centro-sinistra per le prossime elezioni amministrative nel capoluogo. La trasmissione sarà replicata domani alle 15.30 ed inserita nel canale YouTube di TLT. Io mi auguro che fra 10-15 anni una generazione possa dire: ho scelto di andare a vivere in Molise perché la qualità della vita è alta, perché il capoluogo e le altre città, ma a partire dal capoluogo, è un capoluogo pieno di fermento culturale, pieno di iniziative, e perché bene o male dal Molise è tutto vicino. Di fatto già lo è geograficamente, va fatta una viabilità. Quindi questa è la prima cosa, trovare una squadra di governo, di amministrazione che però abbia marcatamente una visione politica, non partitica, politica, che abbia al centro Campobasso nelle dinamiche di questa regione. È l'unica soluzione che abbiamo per poter dare un futuro a queste generazioni. Quindi questa non è amministrazione, ma è politica. Farsi sentire per avere anche finanziamenti. Perché succede in tutte le parti d'Italia che la regione finanzia il proprio capoluogo in modo straordinario, perché deve compensare quello che poi è la dinamica sociale di quella regione. Faccio un esempio, sarò brevissimo. La regione Lombardia lo sa che ad Abbiate Grasso si va a riposare la sera e a Milano vanno milioni di persone a lavorare il giorno. Siccome lo sa la regione Lombardia, dà dei finanziamenti ad hoc per Milano, perché sa che da soli i contribuenti di Milano a sostenere quel
flusso quotidiano di persone non ce la può fare. La Regione Molise dove sta? Ecco, un sindaco e un'amministrazione che rivendichi questo per Campobasso. Perché noi siamo contenti di essere attrattivi quotidianamente per diverse persone, ma dobbiamo anche, non possiamo solo noi contribuenti campobassani risolvere questi problemi. Primo. Secondo, rimettere al centro appunto i campobassani. Dall'ordinario allo straordinario, provare a riprendere un dialogo, quello di cui parlavo prima, e ho finito. Cioè l'idea è che quando devi mettere in campo delle iniziative importanti o che pensi possano creare un dibattito in città, prima provare a organizzare degli incontri pubblici, dei momenti di confronto con diverse generazioni per capire se quella strada è la strada giusta. Quindi governare facendo partecipare, ma facendo partecipare, ecco, perché così siamo stati abituati in passato e dobbiamo ritornare a quello. Faccio una così. Probabilmente se avessimo scelto di fare la raccolta differenziata, facendola precedere in alcuni quartieri da un momento di maggiore dialogo, probabilmente certi problemi non si sarebbero creati se avessimo fatto così. Se avessimo scelto la via del dialogo su certe cose con la cittadinanza, potevamo sicuramente fare meglio. Allora, se siamo consapevoli di questo, il prossimo sindaco faccia quel lavoro politico e questo lavoro amministrativo, che sostanzialmente facilita il compito, perché nelle scelte ascolti di più e ti fai aiutare nel prendere le scelte da chi? Dai campobassani. È la cosa più bella che si possa fare. A te. Sarò, spero, telegrafica. Relazione, riqualificazione, persona al centro. La relazione all'interno della città, la relazione fra le persone e la relazione all'interno promossa dall'amministrazione stessa. L'amministrazione che riconosce il valore che qualsiasi forma di associazionismo, di mettersi insieme delle persone, diventa promozione nella città. La riqualificazione, così come abbiamo lavorato le ultime amministrazioni, anche questa, abbiamo lavorato per un consumo di suolo zero, una riqualificazione, anche e soprattutto intercettando i fondi nazionali ed europei per gli edifici. Quindi riqualificare significa riconoscere l'identità di un luogo e dargli la nuova forma assolutamente sicura per riabitare quel luogo, riabitarlo e far ritornare le persone ad abitarlo letteralmente e metaforicamente per la nostra città, e il benessere della persona al centro. Il vescovo della diocesi di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, è stato nominato da Papa Francesco membro del Dicastero delle Cause dei Santi. Il prelato molisano entra a far parte dello speciale organismo della Santa Sede, che segue l'intero iter della beatificazione e della canonizzazione. Un incarico prestigioso per il vescovo di un territorio che comprende numerosi comuni delle province di Campobasso, Isernia e Chieti, e che oggi è fortemente interessato dallo spopolamento e dalle difficoltà sociali, culturali ed economiche. Presentato dai Lions Club Tifernus agli allievi del liceo artistico Jacovitti di Termoli, il progetto Martina, dal nome di una ragazza deceduta per un tumore al seno non diagnosticato in tempo. Un progetto di prevenzione che intende avvicinare i giovani ad argomenti spesso non considerati da loro importanti. Il service Progetto Martina, insieme ad altri service alcol e droga, già tenuti presso il classico liceo Perrotta, è stato replicato al liceo artistico Benito Jacovitti di Termoli, e a parlarne agli studenti del biennio, come già è accaduto nelle precedenti occasioni, è stato il dottor Bernardino Molinari, già primario del reparto ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Lo spunto del service dei Lions arriva da una vicenda accaduta tempo fa ad una sedicenne di nome Martina che, affetta da un tumore al seno, questo le fu proprio fatale. Da quegli anni, grazie ad una ricerca capillare per cercare di vincere le battaglie contro le neoplasie tumorali, hanno fatto passi da gigante. Molti tumori con le cure rivoluzionarie possono essere sconfitti, e le statistiche ci dicono che anno dopo anno aumentano le guarigioni.
questo progetto parla di prevenzione e oggi sappiamo che i fattori inquinanti, i fattori predisponenti allo sviluppo di neoplasie coinvolgono anche l'età giovanile. Per cui, per carità, non voglio creare allarmismo con questi incontri con i ragazzi, ma vogliamo creare noi dei Lion un rapporto di condivisione di ciò che può rappresentare il loro futuro se non sono ben informati e se non pensano a fare prevenzione. Ma quanto contano rispettivamente la ricerca scientifica e la prevenzione oggi? Ah, è fondamentale. La ricerca scientifica oggi probabilmente se ne parla troppo poco di ricerca e questo forse è un errore della sanità, dei ricercatori, dell'università, perché la ricerca fa sì che, ad esempio, nel campo dei tumori, ogni patologia tumorale oggi vede una terapia appropriata che può risolvere il problema, non solo curando, ma anche guarendo, soprattutto con percentuali molto più elevate di guarigione per molte forme di tumore. Modelli eccessivi attraverso i social e i media, auspicabile un filtro per evitare conseguenze nel loro comportamento? Magari ci si riuscisse ad evitare che ci sia questa invasione. Forse dovremmo cambiare anche rotta con questa tendenza, perché pensare di vietare ai ragazzi di accedere ai social significherebbe quasi invogliarli a fare il contrario, perché ovviamente nella loro fase di crescita hanno questo riferimento. Io credo che forse sia meglio inserire nei social, inserire nella loro quotidianità attraverso qualsiasi app, qualsiasi sito social, dei messaggi che siano diciamo positivi per loro, per il loro presente e per il loro futuro, compresa la prevenzione, compreso il loro modo di comportarsi verso se stessi, con l'attenzione verso il proprio corpo, se notano delle difformità, delle diversità dai giorni precedenti, che potrebbero essere la fase iniziale di neoplasie, che siano cutanee, che siano neoplasie mammarie, che siano neoplasie gonadiche, che possa anche rappresentare un aspetto e un tenore di vita diverso, con attenzione maggiore all'alimentazione, all'uso o abuso di sostanze tossiche. Gli studenti dell'Istituto Superiore Radice di Boiano hanno vinto il premio nazionale categoria SPOT nel concorso nazionale contro il bullismo e i pericoli della rete promosso dal MOIGE, progetto al quale hanno preso parte 300 scuole italiane. La competenza degli artigiani della cartapesta, la cura dei particolari e la grandezza dei carri allegorici hanno portato alla ribalta il Carnevale storico di Larino. Terminati i 4 appuntamenti di quest'anno dai risultati eccezionali, i promotori si preparano alla 50ª edizione. Danilo Marchitto, allegria, divertimento, arte, spettacolo e presenze veramente, veramente numerose nell'arco dei 4 appuntamenti a Larino. Sì, è una Larino che ci piace tantissimo, è frutto di un lavoro di un esercito che lavora in una maniera lacrimente, lavora in maniera assidua tutti i giorni per 4 mesi per produrre queste opere d'arte. Credo che nei 4 giorni abbiamo raggiunto e toccato quasi le 50.000 presenze, gente che davvero da ogni regione ci hanno raggiunto, addirittura anche da Viareggio, dai carnevali più titolati, e questo a noi ci inorgoglisce tantissimo per il livello artistico raggiunto. Cosa significa per Larino e per il Molise intero un carnevale storico? Beh, io credo che per il Molise possa rappresentare, non dico un volano, uno sviluppo economico di prima fascia, però quantomeno sono delle iniziative che vanno sicuramente ad aiutare quello che è un settore, diciamo, che può essere quello turistico, che va sicuramente sostenuto. E una cosa che ci è piaciuta tantissimo quest'anno è che siamo riusciti a fare rete con una serie di alberghi, una serie di attività anche della provincia di Isernia, che si sono organizzate per appunto creare questo discorso di rete nei confronti di questa manifestazione. Il Molise è piccolissimo, se riesce a ragionare in una maniera univoca forse possiamo sbalcare il lunario. 4 appuntamenti in 2 fine settimana diversi, e questa è la carta vincente e la novità di questa edizione? Sì, in realtà questo fine settimana è stato più vincente dell'altro, perché, come dire, il sole bacia belli e questo fine settimana, insomma, ci ha aiutato tantissimo. Per il prossimo invece, cioè per lo scorso fine settimana abbiamo avuto qualche problema con il maltempo, tutto sommato però, insomma, abbiamo portato a casa 1 o 2 giorni con comunque delle presenze molto importanti.
49 edizioni non sono poche. Non sono poche, siamo però alla vigilia del 50° e non vediamo l'ora di ospitarvi per il prossimo anno. Vi aspettavate questa moltitudine di gente, sinceramente? Sinceramente no, siamo un minimo impreparati, abbiamo organizzato l'evento con dei numeri importanti, c'è un esercito di sicurezza che lavora, tutti volontari, persone che sono intorno ai carri a garantire l'incolumità pubblica, però questi numeri insomma ci stanno confortando. È pur vero che dalla mattina alla sera insomma c'è creato un circolo importante di flussi e di persone. Il diritto alla salute in Molise è ancora garantito. Dibattito pubblico promosso a Benafro dall'associazione Hauser nel pomeriggio di domani nella sala di Via Pedemontana. A moderare l'incontro lo scrittore Paolo Di Chiara. Previsti gli interventi dell'assessore regionale Michele Iorio e dell'ex primario del pronto soccorso di Isernia Lucio Pastore. Adesso spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo parzialmente soleggiato sulle regioni del centro-sud Italia, temperature in Molise comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso fino alla massima di 13 ad Isernia, valori in Abruzzo dalla minima di meno 1 all'Aquila alla massima di 18 gradi a Pescara, dalla sera poco nuvoloso, venti moderati, mare poco mosso. Domattina è previsto un aumento della nuvolosità soprattutto sulle aree interne delle due regioni, valori climatici in leggera flessione. Passiamo ora allo sport. Nel calcio di Serie D all'Avezzano non riesce il sorpasso sull'Aquila. I marsicani devono accontentarsi nell'ultimo turno di campionato, del pari contro il Riccione. Al De Marsi arriva lo United Riccione, imbattuto nel 2024 e reduce da 3 vittorie consecutive. Per i marsicani l'obiettivo è restituire serenità alla piazza e restare aggrappato alla vetta. Fondamentale il rientro di Verna a centrocampo, davanti altra chance per la coppia Tuncara-Roberti, pronti a subentrare Senesi e Ortolini. Dall'altra parte Riolfo può contare sul peso offensivo della vecchia conoscenza abruzzese Francesco Maio, lo scorso anno al Pineto. Per la difesa biancoverde il pericolo è rappresentato anche da Samb, dirige Matteo Moncalvo di Collegno. La pressione romagnoli in avvio è alta, ma non porta grossi pericoli. Al 14° Caponi pesca Samb, che sfiora di testa, brusca controlla l'uscita della sfera. Strada facendo l'Avezzano alza un po' il baricentro, ma l'unico tentativo velleitario porta la firma di De Silvestro. Alla mezz'ora proprio il numero 20 è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Entra Senesi. Al 32° arriva la possibile svolta del match. Tuncara sembra lanciato verso la porta. Caponi lo stende con un fallo da ultimo uomo, ma il direttore di gara opta per l'ammonizione. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Dopo appena 30 secondi Golia penetra in area sulla sinistra, Rossi ci mette una pezza. Al quarto siamo già dall'altra parte, ottima combinazione tra Maio e Samb, tacco a liberare Tonelli, libero di crossare per Diodato che schiaccia troppo la conclusione. Al nono si sblocca la contesa, tocco illuminante di Senesi a servire Golia che dalla sinistra pennella alla perfezione per l'incornata di Tuncarà che trova la prima rete in biancoverde. Il De Marsi esplode anche 5 minuti più tardi, stavolta l'assist man è Tuncarà che dalla destra serve Verna a rimorchio. La palla scheggia la traversa e si accomoda sotto l'incrocio. Subito gol al rientro per il classe 94. L'1-2 non segna però la resa del Riccione che al 18° del via alla rimonta con il neo entrato Ferrara bravo a sfruttare un traversone dalla sinistra. Il secondo tempo è divertente, al 21° Roberti sfiora l'Eurogol dalla tre quarti e al 27° Tuncarà si libera ancora bene dalla destra, cross per Senesi che non trova la porta. In mezzo lo schema da calcio di punizione con Maio che prova a sorprendere Brusca senza successo.
Un minuto più tardi il signor Moncalvo di Collegno assegna il penalty ai romagnoli, punito il contrasto tra Verna e Ferrara, enormi le proteste biancoverdi. Dal dischetto Maio è glaciale, Brusca intuisce ma non può nulla. Nell'ultimo quarto di gara l'Avezzano prende d'assalto l'area avversaria, prima viene annullata la rete a Filippini e poco più tardi si genera un flipper che non porta l'effetto desiderato. Nel recupero Angelilli protesta per una presunta trattenuta ai suoi danni, per Moncalvo è tutto regolare. Tra le polemiche, anche dopo il triplice fischio, Avezzano-Riccione termina 2-2. Si fa sempre più emozionante la corsa in vetta al torneo di calcio di eccellenza tra l'Isernia e l'Aurora Alto Casertano. I Pentri, con il pareggio contro la Turri Santa Croce, cedono momentaneamente la vetta ai campani. Mister, le occasioni sono fioccate dal primo al 96esimo minuto, è mancata solo la finalizzazione? Sì, è una partita che è difficile da commentare per il gioco prodotto e per le occasioni create. Però il campo ha detto questo e ci pigliamo un punto. Certo, non è il risultato che volevamo, però sappiamo che il campionato sarà questo, un testa a testa fino all'ultima giornata e quindi tutte le partite saranno per noi una finale. Mentalmente la squadra ha ceduto qualcosa o lei ritiene che avete dato veramente tutto sul campo? No, i ragazzi oggi hanno dato tutto quello che avevano, hanno lottato fino alla fine, poi ci sta, loro erano chiusi, era difficile trovare la soluzione, però ripeto, le occasioni le abbiamo create, abbiamo preso un palo clamoroso con Cascio, poi altre azioni, l'ultima con Valentino, tre tiri su, quasi nell'area piccola, un batti e ribatti, la palla oggi proprio non è voluta entrare, però nel calcio ci sta che ci sono queste partite dove la porta è stregata e niente, ci rimettiamo sotto, testa bassa, pancia a terra e la prossima sicuramente ci rifaremo. Ancora più difficile allora questo torneo da qui alla fine? Sì, ma noi lo sappiamo, il torneo è questo, ripeto, purtroppo non c'è equilibrio perché c'è una squadra che sta con te lì punto a punto e quindi ci deprimiamo oppure ci esaltiamo per ogni cosa, però dobbiamo avere l'equilibrio giusto di pensare partita dopo partita e alla fine poi chi sarà più bravo la spunterà. Secondo lei cosa ha avuto in più la Turris rispetto agli altri avversari per strappare questo pareggio? Ma forse un po' di fortuna, non lo so, questa era una battuta. No, sicuramente loro oggi hanno fatto una partita cattiva, agonisticamente valida, erano molto attenti e concentrati e quindi l'hanno spuntata, però hanno spuntato un punto, però ripeto, nel calcio ci sta di pareggiare queste partite, ma non dobbiamo fare un dramma, perché il campionato è lungo e ci sono ancora 9 partite, quindi ripeto, pancia bassa e lavorare. La squadra master della società di nuoto H2O Campobasso ha raccolto importanti risultati nei campionati regionali. Doppio oro per Alessia Pasqualone nei 50 rana e nei 50 stile libero. Stefano Tavianello non ha invece rivali nei 100 stile libero e Vittorio Blardi nei 50 rana. Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguito, arrivederci.